Prego. Emilia Patta del Sole 24 Ore, si poteva fare di più sul merito? È un'affermazione, ma anche una domanda. Visto che lei giustamente fa, lo ha detto e la ringrazio della cortesia con cui l'ha detto, inserisce un elemento di giudizio, io le dico altrettanto chiarezza che trovo questa critica molto pretestuosa e speciosa e la risposta è no. Quindi ho fatto tutto e vengo a illustrare le ragioni del mio garbato e civile dissenso rispetto alla sua affermazione. Per la prima volta si inserisce un criterio di merito nella scuola italiana, 200 milioni di euro. Non era mai accaduto prima. Mai. Per la prima volta si riconosce la formazione non soltanto un concetto astratto, ma un concetto diffuso nella dimensione della formazione permanente, che la Giannini potrebbe anche dirvi in inglese, ma che io dirò semplicemente formazione permanente. Perché credo che quello sia un grandissimo valore. Cioè io riconosco che lei, insegnante, ha diritto a formarsi, magari anche semplicemente andando a sentire un concerto di Beethoven o comprando un libro, che magari è un libro non attinente necessariamente alla sua materia, ma che è un libro attinente a ciò che è ossigeno per l'anima, perché questi sono i libri. È una grande idea di investire sull'educazione e sulle spese culturali. In più, diciamo, certo non con un criterio meritocratico teorico nazionale che vale per tutti attraverso la modulistica prevista da un regime burocratico che opprime i nostri cuori e la nostra mente, ma attraverso un investimento sulle singole scuole di dire quelli più bravi, premiali, ma scegli tu, cara scuola, come fare a dare criteri prima, non è che li dici ex post, devi dirgli ex ante quali sono i criteri e alla luce di questo poi dare il premio a chi li raggiunge. A chi raggiunge l'obiettivo necessario. Sono 200 milioni di euro.